Non si vive di sole, fragoline e nevi. Arte e cultura sono a portata di mano, come questo crocifisso ligneo nel santuario del Santissimo Crocifisso, meta di preghiera per 10 pontefici, che proprio quest'anno compirà 350 anni. O le opere del maestro Luciano Mastro Lorenzi, questa curiosa statua di bronzo della Grande Madre. Il sindaco di Nevi è vulcanico nella sua amministrazione. Perché scegliere di vivere a Nevi, oltre all'aria buona, alla vicinanza del lago e poi? Beh, sicuramente questa è la qualità della vita, sotto questo punto di vista, il fatto di poter tessere anche dei rapporti umani in maniera molto più facile. L'attività principale a Nemi è quella della lavorazione della fragolina. Sì, diciamo che il settore turistico terziario è il più importante e sicuramente la fragola e la fragolina di Nemi convoglia verso di sé un numero importante di realtà commerciali all'interno delle quali poi c'è uno sviluppo economico. E il resto dei mezzi che fa il pendolare? Sì, sono pendolari e quindi lavorano nelle realtà vicine. Da quanto tempo lei fa questo lavoro? Da 10 anni. E già era in fasce quando ha cominciato? Ero minorenne. Cosa serve a Nemi per decollare? Diciamo che questo è un paese un po' troppo, maturo. C'è gente molto anziana qui, quindi per decollare serve un po' di gente nuova, Gioventù. E a Nemi avete cominciato a lavorare per l'albergo diffuso? Sì, diciamo che c'è stato un imprenditore che ha accolto in maniera attenta e intelligente questa opportunità e a Nemi si è sviluppato uno dei primi alberghi diffusi del Lazio. E c'è anche un castello, quello dei Ruspoli, che potrebbe rappresentare una buona attrattiva. In quasi tutti i 250 piccoli comuni del Lazio si incontrano castelli, palazzi nobiliari, per lo più abbandonati o affidati a privati che non li aprono al pubblico. Possibile che non si possa fare nulla per recuperare questo grande patrimonio? È veramente una ricchezza importante di tutto il Lazio, che in particolare presenta nei piccoli comuni. La Regione Lazio nel 2016 ha approvato una legge che riguarda le ville e dimore storiche proprio per la valorizzazione, la manutenzione, il recupero, ma anche la fruizione e l'apertura al pubblico. Ed è attualmente in corso proprio un bando regionale che scadrà a fine gennaio. Passeggiando per le vie di Nemi può anche capitare di entrare in un negozio di souvenir. E poi la medusa qui da lei è la tappa fondamentale per chi viene a Nemi. Perché? Perché è la più fotografata di tutte le opere del nostro maestro Luciano Mastro Lorenzi. Lei, come aveva visto, tutte le opere che sono a Nemi sono d'uno di questo grande artista, iniziando dalla Dea Diana, la Fontana di Leoni, Caligola, la Grande Madre. Ma la più fotografata è la medusa. Da dove viene? Come mai a Nemi? Siamo vissuti 4 anni in questa zona, una nostalgia. Cosa ha provato in questo paese che le è rimasto nel cuore? Forse la grandezza, non lo so distinguere che cosa, ma è proprio bellissima. Benissimo, quest'ultima immagine, commentavo proprio questo con la nostra